Noi erano sei stagioni che non sostituivamo l'allenatore in corso d'opera, come si suol dire. Venivamo da annate fortunate, bravi anche a gestire alcune situazioni, e oggi questo è successo fondamentalmente perché questa squadra ha bisogno di dare una scossa, ha bisogno di una guida probabilmente con più certezze, nuova. Noi dispiace per dover aver fatto la scelta di esonerare Masolini, Filippo, che io ringrazio tanto per questi mesi di lavoro. Abbiamo avuto un rapporto direi sano, trasparente, sincero. Abbiamo ritenuto, nel momento in cui abbiamo acquisito la disponibilità di Cuttoni, che potesse essere ovviamente l'allenatore giusto per noi, con il carisma, l'esperienza, la competenza, la personalità, insomma tutte caratteristiche che credo in un momento di difficoltà siano indispensabili, nel momento in cui ovviamente sei costretto a cambiare perché i risultati non arrivano o quantomeno non sono soddisfacenti. Ho scelto con grande entusiasmo perché la mia passione è sempre stata quella di stare sul campo. Per me allenare il Sant'Arcangelo o in Serie B o in C, un'altra squadra, non cambia assolutamente nulla. Mi sembra che ci siano le basi per poter lavorare bene. Bisogna vedere adesso e valutare bene qual è l'aspetto psicologico e soprattutto fisico della squadra e intervenire immediatamente sotto questi due fattori. Abbiamo fatto un accordo per questi 4 mesi, ma con l'intento e l'intenzione reciproca che se rimprontiamo bene le cose, ci salviamo, siamo disponibili insieme a portare avanti un progetto che possa riaprire, fra virgolette, un ciclo del Sant'Arcangelo, sempre improntato ovviamente un po' sui giovani, tenendo conto che comunque poi la prossima stagione sarà una stagione assolutamente decisiva per la riforma dei campionati.